cucina e la parte del cuore. Portati in casa. Proteggimi, dammi salvezza, al tuo riparo io non sia deluso, mi proteggano integrità e rettitudine. Fratelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. Non sono paragonati, e dovrà essere liberati. Nella legge, nella norma generale. Non è il decreto, è nella legge 71 del 71. Oltre a questo, è nella legge, d'accordo. No. Lasciamo vedere poi come si sviluppa il fatto normativo. Prevede che prescrizione esecutiva e piano siano contemporanei. Non i pezzi di territorio. Cosa accade al piano di Ragusa? Accade che prima vengono fatte il piano regolatore e successivamente vengono fatte le prescrizioni esecutive. Perfetto. In modo un po' diverso, però alla fine hanno firmato le prescrizioni esecutive. Le prescrizioni esecutive modificano le scelte grafici e disegni con delle tabelle che sono negli stessi elaborati in cui poco comprensibile però. È perfetto che ha fatto l'ufficio e che da molti o da qualcuno non è stato capito la motivazione del perché l'ufficio ha fatto certi elaborati. Che voi guardate, se voi guardate quelle schede, dite che si può fare questo, no? Aerofotogrammetria al 10.000, perché c'è l'obbligo di disegnare i piani regolatori sulle aerofotogrammetrie, non si possono disegnare in un altro tipo di elaborato, e c'è l'obbligo di disegnare le prescrizioni esecutive sui catastali, non si può fare. Allora noi cosa ci veniamo a trovare? Ci veniamo a trovare. Vabbè, per 23 ore, io che tecnico non lo so, non ho voluto fare questa introduzione neanche un vaso con un fiore, io di fronte a queste cose non sono riuscito assolutamente a capire come potevano essere armonizzate con la relazione che avevano con i dati urbanistici precedenti. Fu ammirato, sostituisce Giacomo Marra Ragusa. Ma io questo non lo so se Giacomo Marra doveva sostituirmi a Gela, io so soltanto che a fine anno ho parlato con la società e dopo 4 anni ho chiesto loro di lasciarmi libero perché avevo bisogno di stimoli nuovi, stimoli diversi. Che Giacomo Marra fosse stato contattato dalla società io questo non lo so, per cui probabilmente poteva anche accadere una cosa del genere, e il fatto che io sia qua è solo un fatto occasionale, nel senso che l'andamento del Ragusa non molto brillante di questa prima fase di campionato ha fatto sì che la società prendesse determinate decisioni, per cui sono contento che abbiano pensato a me come una possibilità per cercare di risollevare questa squadra e magari attualmente levarla dai bassi fondi della classifica, che sicuramente una città come Ragusa non merita. Anche il messaggio tecnico, tattico che Giacomo Marro cercava di trasmettere ai giocatori in questo momento si era un pochettino appannato, e quindi noi meditavamo da un po' di tempo questa decisione, però aspettavamo che la squadra da un momento all'altro avesse avuto un attimo di, cioè un momento di risveglio. Noi il primo progetto di lavoro è totalmente utile. Palermo, dal 25 settembre abbiamo questo progetto.
L'amministrazione dice tutto quello che è. Perché? Giustamente il dottor non dico, se io ti dico, diciamo, però dice una cosa, poi dice un'altra cosa, se questa cosa non mi convince, già mandato nella prossima commissione porto il progetto, ma se è anche vero che se il progetto non è in regola, io lo sono accompagnato quando vuoi. La garanzia finale sono stati approvati e non sono. Questo non lo vogliamo. Non vogliamo essere. Oggi abbiamo coinvolto il progetto. Parliamo già, non è già conosciamo la vicenda, non è già esatto. Ma non è responsabilità della maggioranza, questa qui certamente non è una responsabilità della minoranza. La minoranza ha chiesto una cosa, cioè ha chiesto un azzeramento, quindi evidentemente non avrebbe senso partecipare a iniziative interne inerenti all'amministrazione, quindi all'approvazione del bilancio. Cioè noi in fondo qui non stiamo valutando fatti singoli analitici dell'amministrazione, c'è un fatto a monte insomma, che ha determinato la nostra decisione, quindi tutto il resto in fondo è di seconda di secondo tempo rispetto a questo primo tempo, quindi evidentemente la maggioranza può tranquillamente, se vuole, se ritiene opportuno approvare il bilancio, se ne assume la responsabilità, poi si vedrà insomma. Andavamo a votare, quindi che non c'era altra scelta. Tutti i sacrifici fatti dagli italiani andavano a monte, quindi le tasse pagate, tutte le manovre finanziarie, perché non possiamo dimenticare che dal 92 al 97 sono stati fatti 675 mila miliardi di manovre finanziarie, quindi tutti i soldi che sono stati usciti dalle tasche della gente, dei cittadini italiani, quindi anche dei ragusani. È stata chiusa su tutto sommato la valutazione di quei fatti che noi stessi abbiamo segnalato. E come avevo già affermato in tante occasioni precedenti, quella scuola, anche a mio avviso, non era utile, quella sede non era utile per la frequenza dei bambini. Dall'altra è vero e confermo che oggi abbiamo finalmente avuto le chiavi della struttura chiamata Asilo Gian Battista Marini, in cui, confermando ancora una volta altre cose dichiarate, allocheremo la scuola dell'infanzia tutta, la scuola materna subito, in sostituzione di via Orfanotrofio, e in futuro, non appena avremo l'istituzione formale, anche l'asilo nido. Proprio gli esponenti della vecchia maggioranza, mi spiace dirlo ma è necessario farlo, che l'anno scorso in sede di bilancio avevano promesso alle società sportive che la decurtazione del 50% sarebbe stata reintegrata a novembre, malgrado ciò, malgrado questa promessa fatta a tutte le società sportive ragusane, e tutti quindi lo sanno e lo ricorderanno bene, malgrado ciò ieri hanno votato no al rimpinguamento di questi 700 milioni.